Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia ogni anno si registrano circa 4.000 nuove infezioni da HIV, il virus della sindrome da immunodeficienza acquisita, meglio nota come AIDS. Il 1° dicembre in tutto il mondo da 25 anni si promuovono dibattiti e iniziative per contrastare questa malattia, a partire dalla qualità dell'informazione fino ai servizi rivolti alle persone. Nella sala giunta del Comune, alla presenza dell'assessore alla sanità Giuseppina Tommaselli, è stato organizzato il dibattito dal tema tra sieropositività e AIDS conclamato quale percorso, un'occasione per condividere esperienze e metodi di prevenzione con medici ed altri esperti del settore. Oggi noi abbiamo a disposizione appunto presidi terapeutici che consentono un allungamento appunto della vita del sieropositivo e quindi è assolutamente necessario innanzitutto diffondere la cultura della prevenzione contro il contagio, ma essenzialmente togliere eventualmente la patina di paura e di isolamento in cui il sieropositivo cade quando appunto non è informato. Per la giornata mondiale di lotta all'AIDS, numerose le iniziative e i progetti presentati anche all'interno delle facoltà universitarie e in alcune piazze cittadine, con l'intento di far capire ai giovani l'importanza della prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili. È stata prevista inoltre la distribuzione gratuita di profilattici presso i punti informativi distribuiti sul territorio. È una malattia che non è più di moda, io dico, e quindi non se ne parla più. E questo è un problema, perché di casi di AIDS se ne sentono e se ne vedono tutti i giorni in tutti gli ospedali della regione Campania e non solo. Qui se lei chiede a qualche studente universitario non sa che cos'è l'AIDS, oppure risponde che l'AIDS è stata sconfitta e che non c'è più. E invece è una malattia che c'è e va curata, non si muore più, però si vive spesso male.